Che senso ha la fotografia di paesaggio? E soprattutto cosa si intende esattamente con la parola paesaggio? La Convenzione europea del paesaggio ha dato una definizione nel 2000. Il paesaggio è una determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni. Luigi Ghirri, uno dei massimi esponenti della fotografia di paesaggio in Italia, sosteneva che la disaffezione verso le problematiche ambientali derivasse dall'incapacità dell'uomo di relazionarsi con la rappresentazione dell'ambiente stesso. Cosa significa? Significa che se noi facciamo fotografia di paesaggio, riusciamo a contrastare questa assenza di rappresentazione e quindi forse ad avere un effetto positivo rispetto a quello che è l'amore che le persone provano nei confronti del paesaggio in cui vivono. Un altro grandissimo autore italiano di fotografia di paesaggio si chiama Gabriele Basilico e lui fa riferimento alla pratica della contemplazione, cioè uno sguardo lento che ci consenta di vedere le cose, come diceva Ghirri in questo caso, uno sguardo lento che per vedere e rappresentare ha bisogno di un tempo dilatatissimo. Basilico, a proposito di Viaggio in Italia, un progetto che lo ha visto coinvolto assieme appunto a Ghirri e Guidi e tanti altri autori della fotografia di paesaggio italiana, scrive che il coraggio di quella che è stata probabilmente la più importante campagna fotografica italiana è stato quello di aver fissato degli elementi di visione e di rappresentazione di un paesaggio che nessuno di noi conosceva prima, ma che vedevamo tutti i giorni. E quindi il coraggio di avergli dato immagine, avergli dato una forma. Quindi mettere in forma il paese, diceva Basilico, mettere in forma il paese così com'è. E che percorriamo da mattina a sera, al di là degli spazi spettacolari dei grandi monumenti, al di là delle fotografie di paesaggio tipo National Geographic, al di là della spettacolarità che faceva parte del mondo mediatico del paesaggio. È la riscoperta del luogo comune, che è un concetto meraviglioso a mio avviso. Quel che sento dire sempre più spesso ai miei studenti è che non c'è nulla da fotografare a Reggio Calabria, non c'è nulla da fotografare a Roma, non c'è nulla da fotografare a Milano, non importa quale sia la città in questione, in generale c'è questa idea. È come se spesso si andasse alla ricerca di qualcosa di esotico da fotografare, ma quanto approfondimento c'è nella fotografia di una settimana in una località della quale non conosciamo nulla? Non sarebbe molto più intelligente, interessante scalfire la superficie, provare ad andare in profondità. E come si fa ad andare in profondità? Sicuramente è importante dedicare il tempo per sviluppare una propria visione, un proprio linguaggio, un progetto, una storia da raccontare, quindi trascorrere del tempo per capire che cosa ci viene voglia di fotografare subito e poi provare ad andare oltre quello che abbiamo fotografato in principio. E poi un concetto molto importante a cui sono legato è quello del ritorno nei luoghi, che è un modo di mantenere il contatto col paesaggio, guardarne le evoluzioni, trascorrere del tempo assieme al nostro paesaggio quasi come se fosse un caro amico. Fotografare il paesaggio, secondo Filippo Romano, che è un autore giovane, a mio avviso uno dei più bravi che si occupano di paesaggio in Italia oggi, fotografare il paesaggio significa raccontare la storia delle comunità che lo abitano e che lo modificano. Dal punto di vista di Filippo, ogni segno sul paesaggio è come una cicatrice sulla pelle di una persona. Quindi fotografare il paesaggio è un po' come fare un ritratto, a mio avviso. Tornando al concetto del ritorno nei luoghi, se guardate i lavori di Ghirri, di Basilico e anche di Guido Guidi, vi renderete conto di come questi tre autori, assieme a tantissimi altri per carità, hanno fatto proprio questo concetto, il concetto del ritorno nei luoghi per l'appunto. Guidi poi è un maestro assoluto nell'analisi della rappresentazione dello spazio e del tempo, vi consiglio di approfondirne lo studio. Il fotografo di paesaggio non è attratto da prospettive esagerate, immagini patinate, tecniche di post-produzione invasive, perché la rappresentazione del paesaggio richiede semplicità e, da un certo punto di vista, oggettività. Certo, non è possibile che un fotografo sia oggettivo, non ci è riuscito neanche Giovanni Verga, che era il capostipite della corrente verista, a essere davvero oggettivo. Però quello che si può provare a fare è mettere da parte il proprio narcisismo. Come dicevo prima, già soltanto la scelta di una macchina fotografica, di un obiettivo, di una pellicola ci porta a non essere oggettivi. Però se proviamo a guardare il mondo in una maniera più semplice, a rappresentarlo in una maniera più semplice, forse riusciremo in quello che era l'intento di fotografi citati in precedenza. Proprio di recente una mia amica, guardando il mio account Instagram, mi ha chiesto come mai stessi realizzando delle fotografie brutte. A suo avviso il paesaggio rappresentato è sgradevole. Io non sono d'accordo, nel senso che il punto non è che io desideri scattare immagini brutte o belle, semplicemente la questione è che quello è il nostro paesaggio.
così com'è, noi lo fotografiamo in una maniera semplice, con dignità, con rispetto, ma è quello. E il paesaggio non è necessariamente quello patinato, quello delle belle cartoline a cui purtroppo ci hanno abituato. È importante non cercare il degrado, non puntare il dito con le nostre fotografie su qualcosa che non funziona necessariamente, ma cercare di essere, come dicevamo prima, neutri. Dopodiché quello che avremo di fronte è il paesaggio di tutti i giorni, e sarà importante riguardare queste fotografie di paesaggio nel tempo, perché ogni volta si noteranno degli elementi che magari non si erano notati prima, e tutti gli elementi che compongono una fotografia raccontano in maniera delicata la storia delle persone che abitano un determinato luogo.